La giornata è un film comico, non si fanno più, si fanno molte commedie ma film comici pochi, ed è la storia molto semplice di una giornata in Italia che comincia alle 6 del mattino e finisce alle 6 del mattino del giorno dopo, e contrariamente a quello che noi vediamo attraverso i telegiornali, quello che ci racconta la stampa tutti i giorni, che sono sempre tragedie, cose terribili, abbiamo voluto raccontare 9-10 grossomodo storie che si crociano, buffe, di italiani alle prese con la realtà, ma che tirano fuori il loro ottimismo, la loro allegria e superano le tragedie del mondo moderno. Ogni episodio racconta il quotidiano di gente a cui è successo qualcosa, perché si poteva fare anche un episodio di uno a cui non era successo niente, ma non era fantastico, è vero? No, capita. Forse c'era, costava anche meno. No, il mio episodio è un ribaltone, diciamo che invece di fare, come sempre mi è successo, essere molto spesso un meridionale al nord, sono un settentrionale al sud, uno che sposa una pugliese e decide, per motivi anche vista la crisi che c'è nell'area, ma lui ha capito da prima, ha deciso subito di trasferirsi a Bari e vive, e dove si è sposato, dove ha fatto dei figli, quindi tutta la famiglia è barese, parla in barese e ha delle tematiche baresi, e lui è un milanese lì.